Ma allora, vedere il bicchiere mezzo pieno, secondo me, vuol dire che nonostante le avversità comunque della vita, si riesca sempre a trarne, diciamo, l'aspetto positivo, ecco. Beh, forse a qualcuno sembrerà banale, ma il fatto di svegliarmi ogni giorno con mio marito al mio fianco, perché lui ha lavorato per anni all'estero e adesso che è a casa, quello rende veramente la mia giornata mezza piena. Il bicchiere mezzo pieno, tendenzialmente cerco sempre di vederlo in questo modo. È una visione forse positiva delle cose in generale. Mi piace, anche quando nei momenti un po' più critici, ma mi piace pensare che comunque c'è una risoluzione a tutto. Allora, io mi chiamo Antonella Lanzoni, lavoro per il Comune di Torino all'interno del servizio Passepartout per la disabilità fisico-motoria. Sono una volontaria dell'associazione PUOI che si occupa del diritto alle cure estetiche nelle persone che hanno disabilità. Il camouflage è una tecnica di mascheramento delle lesioni della cute. Con questa tecnica noi riusciamo a mascherare o addirittura anche proprio a nascondere totalmente queste lesioni e questi inestetismi. Ne sono venuto a conoscenza in modo casuale, grazie ad Antonella, stava parlando con un ospite del nostro centro e quindi ho approfondito un po' con lei questa cosa. In realtà non ci avevo mai pensato, non era mio interesse nemmeno farlo, sinceramente. Poi col fatto che il 2 settembre mi sposo, mi piaceva l'idea di vedermi almeno in quel giorno come dovrebbe essere la mia pelle normale. Per cui ci ho pensato un po' e mi sono detto che poteva essere per me, dico, carina questa cosa, e mi sono accordato appunto con Antonella. Adesso prossimamente faremo la prova e vedremo, ma credo che mi ha fatto vedere delle cose, mi piacciono. Allora, sono venuta a contatto con la realtà del camouflage grazie ad un progetto sviluppato tra l'associazione che all'epoca si chiamava Benessere e il CTO di Torino, in particolar modo grazie alle fisioterapiste che si occupano dei grandi ustionati. E in quanto facente parte di questa categoria d'élite degli ustionati, abbiamo avuto modo proprio di sperimentare la tecnica del camouflage per nascondere, no, però per rendere meno visibili le cicatrici e quindi poter semplicemente vivere come persona all'esterno. Per strada come una persona normale e non come un ustionato, perché comunque lo sguardo altrui pesa, soprattutto all'inizio. A livello di aspettative, in realtà appunto non ne ho molte, nel senso che sono tanti anni che ho la vitiligine, quindi superati i primi anni di sconforto, alla fine appunto passa il tempo e uno se ne fa anche un po' una ragione, inizia a porci meno l'attenzione. Quindi era proprio circoscritto a quel giorno da dire: mi faccio un piccolo regalino, le foto le voglio uniformi, ecco, le voglio senza la pelle macchiata. Nella mia esperienza, la tecnica del camouflage è stata molto utile in alcune occasioni, per esempio, so, matrimoni in cui si incontrano molti estranei e quindi la domanda, oh, ma cosa ti è successo? È sempre dietro l'angolo, e quindi non aver voglia in certe occasioni di star lì a raccontare la rava e la fava tutte le volte, per poi vedere facce sconvolte, quindi no, grazie. Nella vita quotidiana al momento non lo uso perché sto bene così. So di poterlo usare, è una tecnica che conosco grazie ad Antonella che ce l'ha insegnata. Ci crea una barriera difensiva rispetto allo sguardo degli altri, perché dover spiegare ogni volta il perché, il per come, ma come ti è successo, oh poverina, tanto è successo, cioè voglio dire, so
sorvoliamo, anche perché in alcuni casi poi le risposte sconvolgono più delle domande, quindi ci difendiamo da sguardi e domande indiscrete e in un certo qual modo ogni tanto difendiamo anche chi pone le domande, perché il disagio verso le mie cicatrici è un problema loro e non mio.